Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste le notizie flash provinciali del fine settimana curate dalla nostra redazione. Nicosia, la commissione ministeriale che si occupava di monitorare la riforma della geografia giudiziaria, ha di fatto bocciato nella sua relazione conclusiva l'ipotesi di unificare i tribunali di Nicosia e Mistretta. Secondo la dottoressa Palma, che ha presieduto il gruppo di lavoro, non vi è alcun elemento che confermi come un'eventuale unificazione dei due circondari giudiziari dia garanzie di efficienza. Nicosia, incontro tra il commissario Giuseppe Termine e il sindaco di Nicosia Sergio Malfitano, dopo la nota del direttore sanitario Madonia che aveva chiesto di adottare drastici provvedimenti di restrizione dell'attività ospedaliera. Nel colloquio è emerso che gli ausiliari verranno potenziati, mentre per il personale medico si trova a ricorrere, in attesa che venga pubblicata la nuova rete ospedaliera, ai contratti professionali. Piazza Armerina, la polizia stradale della provincia di Enna, nella mattinata dell'11 giugno, ha predisposto nuovamente un dispositivo speciale di controllo che ha interessato il comune di Piazza Armerina. Per tale attività sono state impiegate 9 pattuglie, sia moto che auto montate, dislocate nelle arterie principali di accesso alla città, in particolare nella periferia nord e sud e nelle strade che portano alla Villa Romana del Casale. Controllati 115 veicoli e 128 persone, utilizzando anche gli strumenti per verificare il tasso alcolemico. Sono state contestate 60 violazioni al codice della strada e decurtati 125 punti dalle patenti. Inoltre, 2 carte di circolazione sono state ritirate a vario titolo. È stato effettuato anche un sequestro ed un fermo amministrativo di veicoli. Aggira il TAR di Catania ha respinto il ricorso che il sindaco Giunta aveva proposto davanti al Tribunale amministrativo per annullare l'incarico all'ufficio tecnico comunale conferito dal commissario regionale per redigere il piano regolatore generale. Il progetto di massima era stato approvato dal Consiglio comunale in attesa che venissero avviati gli studi specialistici per redare il progetto definitivo. Enna, nei giorni scorsi una delegazione di lavoratori del settore della forestazione, accompagnata dai segretari provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria, a seguito di richiesta, è stata ricevuta nell'ufficio territoriale del governo di Enna per l'esame delle problematiche connesse all'avviamento dei lavoratori forestali. Nel corso dell'incontro, le organizzazioni sindacali hanno lamentato il ritardo da parte dei presidi predisposti dall'azienda sanitaria provinciale nell'espletamento delle visite mediche obbligatorie necessarie per l'avviamento ai cantieri dei lavoratori appartenenti alla fascia di garanzia delle 151 giornate che, se non avviati subito al lavoro, potrebbero non essere più in grado di completare le giornate previste dalla normativa entro il 31 dicembre prossimo. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere alla redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.